sei mio padre. Io non sono un fallimento. Io sono la vendetta. Io sono la notte. Io sono Batman. Devo riconoscere, signore, che lei dimostra molta generosità nei confronti di quest'uomo. Sono sicuro che lui l'avrebbe certamente lasciata morire al suo posto. In una cintura attrezzata come la sua, pensavo che ci fossero anche i fazzoletti. Perderemo solo tempo ed energie. Se potessi bloccare tutto, lo farei. Serata in onore del commissario di polizia James Gordon, martedì sera al Club degli Esploratori di Gotham. L'unico che merita una serata d'onore, sei... È una prova per la violazione della libertà vigilata. Questa volta finirà in cella per un pezzo. Avanti, su, presto, portatelo via. I miei complimenti. Questa è davvero un'idea geniale. Avanti, Dolan. Devi pure avere il suo indirizzo da qualche parte. Avevi ragione, Batman, a non volermi portare con te. Sapevi che mi sarei fatto coinvolgere emotivamente. Andiamo, socio. È stata una lunga notte. Ho avuto un'idea, Vubi. Lo userò ancora una volta. E così Batman non può aiutarmi. Benissimo. In questo caso, tutti vedranno che cosa saprà fare Batgirl. Sapevo che avevamo scoperto una formula per la creazione di una specie completamente nuova, né uomo né pipistrello. Solo che dopo non ho più potuto smettere di assumerla. Volevo smettere disperatamente, ma lui ha preso il sopravvento. Francine e Marge hanno cercato di proteggermi, ma era troppo tardi. Nemmeno Batman è riuscito a fermarmi, Teddy. E ciò significa che Daggett non ha più alcuno scampo. Non osare mai più fare la mammina con me. Ti ho già detto che non ho bisogno di dormire, né di mangiare, né tantomeno ho bisogno di te. Senti, l'idea di passare la notte in prigione non mi riempiva di gioia. Ma adesso sono praticamente una fuggiasca. E quindi la mia posizione si è aggravata. Grazie, ma che cosa te ne importa di me? Non riesco a capirti. Vorrei risolvere questo problema da sola. Ma naturalmente, il mio dispositivo di monitoraggio radiopatico è infallibile. Serve per abbassare le sue difese. Di quelle che ci costruiamo per nascondere la verità a noi stessi e agli altri. Anche se a livello inconscio creiamo stress. Non è così, forse? Torna pure alla tua misera ed insignificante esistenza di tutti i giorni. E quando avrò bisogno di te, ti chiamerò. Siamo d'accordo? Fantastico, teniamoci in contatto. Batman, un incontro galante notturno? A che cosa devo questo grande onore? Oh, il povero procuratore distrettuale. Ho sentito dire che non sopravviverà. Oh, sono così affranta. Riprendo il controllo della mia esistenza. La legge? Ecco l'unica che conosco. È la legge del caso. La vera grande livellatrice. No! Che cosa hai fatto? La mia moneta dov'è? Non posso decidere se... Oh no, deve essere qui, è caduta proprio qui! Devo ritrovarla! Scrap, mio fedelissimo amico, sei pronto per un gustoso spuntino? Se non fosse stato per Scrap, a quest'ora voi due stareste facendo il nido al penitenziario di Stonegate! Allora, dov'è il malloppo? Coraggio! Vita, schiavi della busta paga! Vi presento il re dei clown, l'imperatore dei saltimbanchi, l'impareggiabile trasformista, l'unico, l'inimitabile Joker! Ah, ma qui c'è un tremendo doraggio di pesce! Prima di entrare nella stanza di una signora bisogna bussare, non lo sai? Ti sei rivolto alla persona giusta, io ti consiglio una lobotomia! E tu vuoi che io ti aiuti a catturare il Joker? Spiacente, Batman, ma non ci sta. Ma accidenti, sei sempre il solito guastafeste. Ah, va bene, d'accordo, te lo prometto. Magnifico, siamo arrivate prima di Batman. Perfetto, mia adorata. Ora torniamo a casa. Non si deve mai giocare con il cuore di una donna. Alla prossima, eroe. Bruce e Selina escono a pranzo, parte seconda. E io le do la mia promessa che sarà una giornata molto più emozionante di quell'altra. Finalmente la mia vendetta è stata compiuta. L'università è attanagliata dalla paura e Batman è rimasto annichilito. Ho detto annichilito, nullificato, atomizzato.
Mi servono molti soldi, Batman. Sai anche tu che le sostanze chimiche costano. E questo servirà per far inginocchiare tutti i ridicoli cittadini di Gotham ai miei piedi per baciarmeli. Non ti avvicinare, Batman. A meno che tu non voglia che io provochi il terrore e il panico in mezzo alla folla impazzita. Fantastico. Proprio colui che stavo cercando, l'uomo pipistrello in carne ed ossa. Allora, che cosa vuoi che ti racconti, eh? Essere un uomo rettile non è certo meraviglioso, ma ha tanti vantaggi che non puoi immaginare. Per esempio, mi permette di avere la forza di un coccodrillo. Ecco, lavoravo in una specie di circo proprio come voi, solo che mi tenevano legato come un animale giorno e notte. Mi tenevano sempre rinchiuso, costringendomi a fare il buffone. E mi davano da mangiare teste di pesce e pane raffermo. Quando ho cercato di scappare, quei bastardi mi hanno conciato per le feste e mi hanno anche incatenato. Ah, bravi, bravi! Hanno riso tutti quando dissi che avrei trovato il modo di inserirmi nella mente altrui. E invece, oh, con questa fascia e questi elettrodi posso comandare qualsiasi cosa! Oh, ciao Alice! Oh, ecco, che bella sorpresa! I miei complimenti, bravo! C'è davvero un cervello sotto quella maschera a punta che ti copre il viso. Batman sa chi sono. Prima dobbiamo sbarazzarci di lui e del suo compagno ficcanaso. È tutto a posto, Sibyl. Questi due sono vecchi amici miei. Prima che cominciate a riempirmi di pugni, vorrei presentarvi il mio nuovo socio d'affari, Charles Baxter, presidente della società di giocattoli multimilionaria Woko Toy Corporation, nonché l'uomo che, avendo brevettato la mia tecnologia per rompicapo, userà l'enigmista come marchio per la sua linea di giocattoli. Non mi sorprende vederti tanto soddisfatta. Che mi dici della tua missione? Allora scegli un bersaglio e provalo, figlio. E così, nonostante la sua sconfitta, il detective è riuscito a ottenere una piccola vittoria. Come hai detto anche tu, detective, la partita non è finita qui. Deve perdonare Ubu, detective, è molto ben addestrato. Ora voglia permettermi di presentarmi. Io sono colui che viene chiamato Ra's al Ghul. Invece esisto sul serio. Come lei avrà sicuramente già compreso, la mia reputazione di persona molto intraprendente e degnamente meritata. Come può vedere, abbiamo un problema comune. Quella cassa contiene molto di più di un cadavere mummificato. Ricordati che Totchefera era immortale. I suoi sudditi la divinizzarono e le diedero i nomi degli antichi dei dell'infinito sapere e della vita eterna. E tra pochi istanti, anch'io potrò venire a conoscenza di quegli stessi segreti della vita. Io non ho mandato all'aria un bel niente. Ma gliel'ho detto, Batman ha fatto fallire l'irruzione, Montoya e Wilkes erano in ritardo e ho fatto da solo. Come le ho detto, ho dovuto entrare da solo. Stavo aspettando Wilkes e Montoya quando ho visto quel dannato Batman entrare nel magazzino. Non potevo attendere oltre i rinforzi. La neve è una cosa meravigliosa, non le pare? Così pulita, così intransigente. Già, proprio come lo è la mano sollecita della vendetta. Io ho superato da tempo le emozioni. Sono state sepolte e congelate dentro di me. Già, vivere per l'eternità intrappolato in questo squallido guscio. Lo trovo uno scherzo di pessimo gusto. Così lei vorrebbe vivere come me, solo e abbandonato da tutti. Prigioniero di un mondo che può solo vedere ma mai toccare. Vorrei solo dell'acqua, ma che il bicchiere sia pulito. Il mio vecchio ronzino ha tirato le cuoia a 10 miglia da qui e ho la gola più asciutta del deserto. Un'altra cosa, bionda. Per caso hai visto questo tipo in giro? Darmi qualche informazione e sarai ricompensato. E allora le devo un ringraziamento muy speciale. Assolvere a questo particolare incarico sarà per me fonte di un immenso piacere, signorita. E tu puoi chiamarmi soltanto Bane. No, signor Thorne. Qui l'unico fortunato è lei.